rieccoci per il secondo tempo di questo Amo Sportiva Talamonese, battuta affidata all'Amo Sportiva che appoggia indietro Baga per Morandi, Soborghi ancora per Morandi, Morandi per Baga, Morandi adesso all'impostazione, c'è il movimento lungo di Borghi, Morandi lo cerca, pallone mandato in rimessa laterale, adesso vediamo proprio Morandi, no scusate, Molinari che ha cercato Baga, sotto il pallone torna indietro per Borghi che si approccia al tiro che viene ribattuto, soprano Borghi alla rimessa per Morandi, Morandi cerca il tocco in avanti per Molinari che aveva, era andato da tutt'altra parte, adesso la Talamonese con Filippo Mozzoni, adesso vediamo la Talamonese si spinge in avanti, adesso Matteo Mazzoni, l'impostazione della Talamonese con soprano Filippo Mazzoni in zona avanzata, deve tornare indietro, pallone non perfetto, la Talamonese che imposta ancora, Soborghi intercetta, Baga appoggia per Molinari, posizione di ultimo, larga per Morandi, Morandi cambia fascia per Baga, Baga trova Morandi ancora, Morandi sbaglia, sbaglia però l'appoggio per Molinari, adesso Talamonese con Napizzoni, lungo a cercare Matteo Mazzoni, Matteo Mazzoni adesso Santoro, Santoro poggia per Morandi, Morandi per Borghi, Borghi per Morandi, trova il tocco in avanti, forse ha subito fallo Baga ma adesso Molinari riparte con Borghi, Borghi si accentra, Borghi prova direttamente il tiro, intercettato, sarà rimessa laterale, rimessa laterale, adesso Baga si incarica della rimessa, c'è Borghi lì vicino, Borghi prova il tocco sotto per Molinari che segue male il movimento, su attenzione alla Talamonese che riparte con Filippo Mazzoni, trova in avanti con il numero 3 Napezzini che guadagna una rimessa laterale, su la Talamonese prova a partire, su, Matteo Mazzoni, l'impostazione della Talamonese riparte da dietro dal numero 22 Salini, portiere che protagonista di ottime parate nel corso del primo tempo, Molinari in pressing su Matteo Mazzoni che ha calciato via il pallone che poteva diventare pericolosissimo, un tiro potente, adesso il pallone lungo per Molinari che difende bene di petto, appoggia per Baga che arriva, Baga, Baga, c'è Borghi a supporto, Baga si gira, deve tornare indietro da, da Morandi, Morandi prova in avanti, pallone ben piazzato che però Salini para in tutta tranquillità, su Morandi contro Filippo Mazzoni, Morandi ottima copertura, chiude bene su Filippo Mazzoni, adesso entra Brescia, è entrato Eros Brescia amatissimo dai tifosi dell'Amo Sportiva soprannominato El Tank, ha sostituito il numero 5 Davide Molinari, adesso vediamo proprio El Tank, Eros Brescia poggiare per Morandi, Morandi per Brescia, lungo per Borghi, stacca di testa Borghi, fosse stato, avesse preso meglio il tempo sarebbe potuto diventare un ottimo pallone per Baga da solo davanti a Salini, invece adesso la Talamonese si incarica della battuta, Baga proprio di testa, adesso ancora Baga, gira per Borghi, Borghi cerca il taglio di Baga, chiuso bene da Napezzini, adesso Borghi perseverante nel pressing, ha subito fallo, ha subito fallo dopo aver comunque recuperato un ottimo pallone, doveva diventare un'ottima azione dell'Amo Sportiva, avrebbe potuto anche dare il vantaggio l'arbitro in questo caso, comunque ottima punizione da posizione invitantissima per l'Amo Sportiva, so, Borghi e Morandi sul punto di battuta, va proprio Borghi che appoggia per Brescia, il tiro altissimo di Eros Brescia con il numero 4, so, la palla che Santoro appoggia, rilunga a Salini per la rimessa dal fondo, la palla lunghissima di Salini non presa da nessuno, torna proprio a Santoro, Santoro che appoggia a Brescia, gira per Morandi, lungo per Borghi e si gira bene ma non trova più il pallone, poteva essere invitantissimo, ma adesso subito la Talamonese con Filippo Mazzoni che è costretto a tornare indietro, Borghi il pressing, ottimo il dribbling di Filippo Mazzoni che subisce un fallo da parte di Borghi, chiedono subito scusa il numero 11 dell'Amo Sportiva con un numero 16 che sta giocando molto bene, il numero 16 della Talamonese, molto attivo, so, però lo anticipa Morandi che ha appoggiato per Baga che riappoggia per Morandi, so, Baga ha di fronte il numero 14, adesso Borghi, Borghi con, per Brescia, Borghi prova il lancio in avanti per Baga che
è costretto a dover pressare. La Talamonese guadagna una rimessa laterale. Una rimessa laterale per la Talamonese. Il lancio lunghissimo che per poco non andava anche in tribuna. Sarà rimessa laterale adesso per l'Amo Sportiva. Vediamo adesso Morandi, appoggia per Baga, gira subito per Borghi. Borghi, l'Amo Sportiva schiacciata un po' dietro, pallone lungo di Borghi per Brescia, intercettato da Napezzini. Adesso attenzione Matteo Mazzoni alla conclusione, che Santoro para in due tempi anche in anticipo su il numero 16 Filippo Mazzoni. Adesso Brescia per Morandi per Baga, anticipato adesso Borghi per Brescia. L'Amo Sportiva non cessa di spingere. Su ancora Brescia, cerca Morandi in avanti, Morandi non ha seguito il movimento. Su attenzione all'1-2 tra Matteo Mazzoni e Filippo Mazzoni, chiuso benissimo da un ottimo Andrea Borghi, che ha letto bene l'azione, ha intercettato il pallone di Filippo Mazzoni volto a superarlo in dribbling. So, lancio lungo per Filippo Mazzoni che prova a girare per il numero 3 Napezzini. Borghi prova a partire, Borghi forse subisce fallo, sbilanciato, non riesce a girare per Brescia. La palla in rimessa laterale. So, vediamo Baga per Morandi. Morandi prova a girare per Borghi che non controlla bene e forse subisce fallo, però l'arbitro non si esprime. Quindi rimessa laterale per l'Amo Sportiva con il numero 2 Morandi a vicino Brescia. Prova a girare il gol dell'Amo Sportiva! Un ottimo secondo palo di Eros Brescia, che ha trovato con il numero 9 Gabriele Baga. Un gol dell'Amo Sportiva con un'azione perfetta, in perfetto stile calcio 5, con cui l'Amo Sportiva trova il meritato pareggio. Adesso vediamo quali saranno i risvolti di questo gol. La Talamonese subito al calcio di inizio con l'impostazione, subito in impostazione per Filippo Mazzoni, attivissimo, però perde palla sul pressing dell'autore del gol. Baga soccopre l'Amo Sportiva, attenzione il lancio lungo, Matteo Mazzoni aveva fatto esitare Santoro, attenzione però Borghi trova il 2-1 su un ottimo corridoio trovato, ci pare, da Fabio Morandi. Un corridoio incredibile che ha messo Borghi solo davanti a Salini, ha piazzato in modo impeccabile, palla che non ha nemmeno toccato la rete. 1-2 incredibile dell'Amo Sportiva, che si trova in questo momento in un meritato vantaggio per quelli che sono i risvolti di questo secondo tempo e magari anche quelli che abbiamo visto durante il primo tempo. Proprio Baga, autore del primo gol. Morandi cerca ancora in avanti un corridoio per Brescia, però stavolta anticipato dal neoentrato Duca. Morandi chiude su Duca e rimessa laterale su Duca per Filippo Mazzoni, cerca Tarabini, pallone sbagliato del numero 11 della Talamonese. Adesso Santoro su Baga, Morandi ha di fronte Filippo Mazzoni, trova un pallone d'esterno per Borghi sbagliato, che il numero 11, autore del 2-1, non riesce a controllare. Adesso attenzione a Luciano Mazzoni per Duca cerca in avanti Tarabini, pallone sporco ma buono che Tarabini è costretto a mandare indietro a compagno non deciso sul pressing, che proprio di Baga, che adesso lo anticipa. E il numero 10 Luciano Mazzoni è costretto a mandare la palla in rimessa laterale. Talamonese che è un po' in difficoltà in questa fase della partita. Adesso Brescia prova a girare al volo per Morandi, pallone sporco che Duca, indeciso su dove fosse l'avversario, ha dovuto mandare in rimessa laterale. Adesso proprio Brescia che cerca Morandi, un pallone un po' lento davanti al portiere. Adesso però attenzione alla Talamonese con Luciano Mazzoni che subisce fallo da parte di Borghi dopo un ottimo anticipo proprio del numero 10, proprio il suo, del numero 10 della Talamonese, che anche lui autore finora di un'ottima partita in entrambe le fasi, partita assai vivace. Vediamo calcio di punizione da ghiotta posizione stavolta per la Talamonese. Vediamo un po' Duca, attenzione a Luciano Mazzoni che la
che manda la palla di poco fuori. Attenzione, c'è stato un momento di indecisione cui la Talamonese si era apprestata a battere il calcio d'angolo sulle proteste di Santoro, che reclamava un fallo in gioco pericoloso proprio dello stesso numero 10 della Talamonese, che dimostra comunque di non arrendersi. Però Brescia c'è spazio, può girarsi, Brescia salta, non riesce a saltare, scusate, Tarabini. Rimessa laterale, battuta veloce, Baga salta bene, Cherry subisce un fallo nettissimo a nostro parere, sarà calcio di punizione adesso per l'Amo Sportiva, la posizione direi ghiottissima. Attenzione, quali saranno i risvolti, c'è Brescia praticamente libero al vertice dell'area di rigore, adesso vediamo cosa deciderà di fare Borghi. Salini aveva parato, ma la palla aveva preso un giro stranissimo e rischiava di finire in porta per un 3-1. Adesso attenzione, viene chiamato uno schema da Baga. Borghi va al tiro, l'ennesima parata di Salini gli nega la doppietta. Santoro con i piedi cerca in avanti Baga, prova a girare di testa, non ci arriva. Salini allora davanti per Luciano Mazzoni, che tenta un colpo di tacco. Duca anticipa a Baga, però manda in rimessa laterale per l'Amo Sportiva. Adesso vediamo se ne incarica Brescia con Morandi, che lancia su per Borghi, non ci arriva, pallone lungo, probabilmente destinato a far uscire l'Amor dal pressing asfissiante dei giocatori valtellinesi. Brescia anticipa bene Tarabini, ancora in pressing Brescia, occhio a Luciano Mazzoni che scivola, ce li fa perdere il tempo. Adesso Baga salta ancora l'uomo, c'è Brescia sul secondo palo! Il gol del tanque Eros Brescia, che rimane a terra sfiancato da un coast to coast velocissimo con Baga, che lo ha messo praticamente in una condizione di segnare il gol, un gol in modo decisamente, scusate lo sbiascico, ma sono leggermente euforico perché questa è stata un'azione veramente perfetta a livello calcistico a 5. Adesso viene chiamato un time out. Un secondo tempo iniziato nel migliore dei modi per la squadra saronnese, 3 gol tutti arrivati in un modo molto bello esteticamente, almeno a livello d'azione, per quello che si può dire di questo sport di calcio a 5 che richiede azioni di questo tipo. L'Amo Sportiva ce le ha fatte vedere tutte, abbiamo visto secondi pali e un ottimo corridoio trovato poi da Morandi su Borghi, che ha trovato impietrita la difesa della Talamonese sul 2-1. Un'Amo Sportiva che sta giocando veramente bene e che adesso effettua ben 3 cambi. Escono Morandi, Borghi e Baga, entrano Copreni, Brughera e Attardo, con Brescia che resta in campo. Vediamo quali saranno i risvolti di questa partita dopo questo time out. Sicuramente la Talamonese entrerà in campo decisamente più agguerrita. Il calcio d'inizio dovuto al gol di Cherry, indietro Tarabini, appoggia per Duca. Duca lungo per Cherry, Santoro ferma tutti. Adesso Copreni salta bene l'uomo, Copreni appoggia per Brescia. Brescia si gira con un numero che poteva essere meraviglioso se non fosse che Duca ha letto bene. Attenzione adesso Brescia sulla rimessa, appoggia per Brughera. Brughera che gira ancora largo per Brescia. Brescia trova una specie di colpo sotto per Copreni. Non aveva uomini liberi a disposizione, ha dovuto tentare di servire quello più vicino con un movimento strano del piede. Adesso attenzione a questa rimessa per la Talamonese da più o meno tre quarti campo dell'Amo Sportiva. La rimessa è a favore dell'Amo Sportiva, un'altra indecisione dell'arbitro. Adesso Copreni recupera bene, Brescia è solo, Brescia! Poteva cercare il secondo palo con ben due compagni che si erano posti al passaggio, ha preferito il tiro che comunque è uscito di pochissimo. Attardo anticipa bene Mazzoni Luciano, però in avanti Brughera, attenzione per Filippo Mazzoni, ha coperto bene Brughera su di lui, però Filippo Mazzoni, che azione della Talamonese con Filippo Mazzoni attivissimo, velocissimo, aveva trovato, ci pare Cherry se non abbiamo visto sbagliato sul retro.
che però ha girato male. Adesso attenzione all'Amor con Copreni sulla difesa buona di Brescia. Copreni è solo! Che parata di Salini su Copreni, che con l'esterno del piede aveva spiazzato il numero 22 della Talamonese. Adesso la rimessa per i giocatori dell'Amo Sportiva. Brughera, attendiamo la battuta di questa rimessa laterale. Adesso in avanti per Brescia. Brescia che difende palla su Luciano Mazzoni, che lo salta, ma Copreni commette fallo su di lui. Adesso viene chiamata la distanza dal numero 16 Filippo Mazzoni, che lancia lungo. Attenzione, il movimento di Cerri poteva mettere in difficoltà Santoro, che però ci è parso sicurissimo. E adesso Copreni manca il controllo su un appoggio di Brughera. Poco reattivo il numero 13 fino adesso. Adesso attenzione al numero 7 Cerri, che si gira, prova a girarsi bene ma scivola. Adesso attenzione a Filippo Mazzoni, che aveva quasi provato un tunnel su Brughera, ma riuscì. Adesso si gira bene Copreni, ma Duca fa un'ottima copertura sul numero 13, che nonostante non si sia dimostrato molto reattivo fino a questo momento, sta disputando comunque una discreta partita. Adesso Brughera prova a portarsi in avanti, fermato da Cerri. Filippo Mazzoni subisce l'ennesimo brutto fallo da parte di Copreni, che si becca il cartellino giallo. Non protesta il numero 13, ammette il brutto fallo, chiede anche scusa al numero 16. Praticamente da centrocampo sarà il calcio di punizione della Talamonese. Il numero 2 è Duca. Vediamo cosa deciderà di fare. Movimento in avanti, preferisce l'appoggio per Napezzini, che sbaglia tutto, manda la palla direttamente fuori. Adesso Attardo lancia lungo per Copreni, che prova a girarsi. Attardo trova l'anticipo su un mancato controllo, ci pare, di Napezzini. La palla che però gli sfugge e vola in avanti. Adesso rilancio di Salini direttamente a Santoro. Adesso è rientrato Eros Brescia. Brescia, attenzione! Potrebbe, si è beccato una pallonata in faccia. Resta a terra il numero 4. Numero 4 che pare potrebbe essersi beccato anche più di una pallonata, visto anche come si è svolta l'azione con il controllo a piede alto del suo marcatore. È rimasto a terra, si rialza, non dice niente, ammette comunque non c'è stato volontarietà né fallo, probabilmente da parte dei giocatori avversari. Sarà rimessa laterale. Duca subito in avanti per Filippo Mazzoni, anticipato da Attardo, che lo anticipa ancora. Attardo viene spinto praticamente a terra da Luciano Mazzoni e manda palla in rimessa laterale. Adesso resto a terra il numero 16. Attardo protesta veementemente. Vediamo adesso quali saranno i risvolti di questa azione con Filippo Mazzoni, che è rimasto a terra. Si toccava la caviglia, se la tocca ancora, però si è rialzato, leggermente zoppicante. Vediamo adesso come giocherà. Adesso Duca sbaglia il controllo, intanto è entrato Molinari al posto di Eros Brescia. Molinari che cerca Brughera, probabilmente ha subito fallo. Brughera che intanto aveva insistito nel pressing e per poco lo poteva guadagnare un'altra clamorosa azione per l'Amo Sportiva. Attardo ha sbagliato il controllo per Molinari, che ha trovato Duca in anticipo. Duca che si spinge in avanti e c'è il gol del 3-2 con un ottimo Duca, perseverante nell'azione, ha trovato Filippo Mazzoni a porta vuota, che ha insaccato facilmente, ed è adesso 3-2 a favore dei giocatori di Sarano, che devono gestire il vantaggio. Si sono fatti trovare impreparati su questa discesa del numero 2. Molinari lanciato dal neo entrato Ivan Colombo. Molinari si gira, decide di tornare indietro. Duca lo anticipa, sarà rimessa laterale per l'Amo Sportiva. Colombo per Attardo che lancia lungo per Molinari, che probabilmente ha subito fallo, l'arbitro non dice niente. Duca può ripartire, Duca che subisce fallo da parte di Ivan Colombo, una leggera spinta che ha fatto perdere l'equilibrio al numero 2, che ha deciso di voler rialzare la propria squadra con le sue discese, che fino adesso si stanno rivelando, direi, assai importanti per quelli che sono stati risvolti anche dell'azione precedente. Proprio il numero 2 Duca che si incarica della battuta deviata. Santoro era rimasto spiazzato, per fortuna la deviazione ha mandato il pallone largamente fuori.
il calcio d'angolo battuto dalla Talamonese con il numero 3 Napezzini, che manca totalmente il tiro. Adesso Colombo per Attardo che lancia lungo, Molinari che prova a difendere il pallone, so, Colombo anticipa bene, Ivan Colombo trova un gol bellissimo con un grande anticipo, frega il portiere con un tiro potentissimo su cui il portiere numero 22 Salini non ha potuto fare niente, e l'Amo Sportiva risponde al 3-2 della Talamonese con il gol del 4-2, veramente che è una dimostrazione di potenza da parte della formazione di Saronno, con un gol deciso e voluto da Ivan Colombo. Adesso il rilancio di Santoro per Molinari, gira bene per Brughera, Brughera salta l'uomo, Brughera cerca il secondo palo dove c'era appostato ancora Colombo, fermato da Salini, rimessa laterale, adesso Colombo in posizione centrale, appoggia per Molinari che gira ancora in mezzo, Colombo è stato anticipato dal numero 3 Napezzini, rimessa laterale su Brughera per Attardo cerca in avanti Molinari, anticipato adesso Napezzini, Molinari che subisce ancora un fallo, non viene sanzionato dall'arbitro, adesso Brughera trova Colombo, posizione centrale, sbaglia il controllo, adesso attenzione 3 contro 1 della Talamonese, Matteo Mazzoni, Filippo Mazzoni può girarsi, ancora la finta, Matteo Mazzoni anticipato da un ottimo rientro di Davide Molinari, deciso e grintoso nonostante i molti falli subiti e le veementi proteste. Attenzione adesso la Talamonese con Matteo Mazzoni, il tiro potente ancora bloccato da Davide Molinari, la palla è uscita intanto e viene chiamato un pallone dalla panchina. Adesso la Talamonese alla rimessa laterale, il gioco che latita a ricominciare, adesso Matteo Mazzoni era andato al tiro ma l'arbitro per perdita di secondi ha chiamato il cambio rimessa. Su Attardo lancia lungo per Molinari che difende ancora il pallone, Colombo anticipa bene Filippo Mazzoni, la copertura ottima di Napezzini, però adesso Attardo copre bene e manda la palla in rimessa laterale. Adesso vediamo la Talamonese con il numero 6 Matteo Mazzoni. Su la rimessa laterale con lancio lungo di Attardo che ha visto Molinari girarsi bene, so, vediamo la Talamonese che si spinge ancora in avanti, Santoro però lascia uscire, so, rilancio lungo dello stesso Santoro, Matteo Mazzoni anticipa e va al tiro però largamente fuori, so, Santoro si appoggia ad Attardo, Attardo su Brughera che gira ancora per Attardo che cerca un lancio lungo di improbabile riuscita per Davide Molinari che comunque aveva cercato di prenderla. Adesso vediamo la ripartenza della Talamonese, Napezzini in avanti per Filippo Mazzoni, Attardo anticipa tutto, Colombo può ripartire, si gira bene Colombo in mezzo a due, si gira ancora bene, adesso appoggia, appoggiato per Brughera gira per Attardo, si appoggia indietro ancora a Brughera, trova ancora Colombo in mezzo, attenzione adesso Filippo Mazzoni è solo, la palla è stata persa, la traversa e c'è il gol, il 4-3 della Talamonese, un 3 praticamente Mazzoni lasciato solo davanti a Santoro ha sparato sulla traversa, la copertura non corretta di Brughera ha permesso alla Talamonese di segnare il gol del 4-3. So, vediamo proprio l'Amor che riparte, vediamo se la formazione di Saronno risponderà anche a questo gol. Vediamo adesso Molinari difende bene su Matteo Mazzoni, su Brughera che si è perso proprio, ha perso lui la palla che ha permesso a Filippo Mazzoni, scusate, di arrivare solo davanti a Santoro. Ha difeso bene palla, però adesso sul rilancio di Santoro la palla torna proprio a Brughera attraverso Molinari, Brughera che salta bene l'uomo, salta bene Matteo Mazzoni, però Napezzini ha messo in calcio d'angolo che è l'ennesimo a favore della formazione di Saronno che ne ha battuti alcuni già in questo secondo tempo. Adesso viene assegnata una rimessa laterale dopo parecchie ribattute, adesso vediamo quali saranno i risvolti, palla ancora in rimessa laterale per l'Amo Sportiva,
adesso Brughera, poggia per Attardo, Brughera, Brughera torna indietro da Santoro, Santoro trova Molinari in avanti, Brughera vede Attardo, sbaglia ancora l'appoggio, anticipo da parte di Matteo Mazzoni che appoggia Napezzini che ha lanciato lungo su Santoro, lunga per Brughera, Brughera per Molinari in avanti, Molinari che si gira benissimo, Molinari! Perché ci chiediamo Molinari non abbia cercato Attardo sul secondo palo? Viene comunque adesso chiamato un time out su questa azione dell'Amo Sportiva, azione dell'Amo Sportiva che ha rischiato ancora di poter passare in vantaggio di due gol. So, vediamo quali saranno le scelte adottate dai due allenatori, in questo caso quali saranno i risvolti di questo time out. Che i time out importantissimi in questo sport, in quanto oltre che possibilità di recupero per i giocatori sono anche possibilità di rivedere cosa fare e come sistemare le azioni. Molto importante in questo sport poter capire come variare l'atteggiamento in campo anche durante la partita stessa. So, aspettiamo che le due formazioni possano rientrare in campo, vedere quali saranno le scelte dei due allenatori. Vediamo che comunque i giocatori della Talamonese sono già schierati in campo. Ricordiamo che si è fermato il gioco su un calcio d'angolo a favore dell'Amo Sportiva. Rientrano intanto Morandi e Baga al posto di Brughera e Molinari. In questo momento è calcio d'angolo per l'Amo Sportiva. So, se ne incarica Fabio Morandi. So, un po' gira per Attardo. Morandi ribattuto in rimessa laterale. So, vediamo, Fabio Morandi se ne incarica proprio lui. Ancora indietro per Attardo. Cerca Colombo, pallone intercettato da Cerri. Cerri in azione frenetica. Appoggia indietro però per Duca che gira per Napezzini. Ancora Duca. Duca gira per Napezzini in avanti. Il pallone non giusto per Filippo Mazzoni. Lui attivissimo, formalmente il migliore in campo a favore della Talamonese. Adesso vediamo Baga in avanti per Colombo che prova a girarsi. Colombo ha provato un tocco di fino per girarsi senza neanche toccare il pallone. Adesso vediamo Cerri che è riuscito quasi a girarsi su Baga che però ha coperto bene, rimessa laterale. Duca, tocco sotto in avanti per Filippo Mazzoni che si gira bene, la palla passa sotto le sue gambe e quelle di Attardo. Su il lancio lungo di Santoro per Colombo che si gira di testa, palla irraggiungibile per lui ma non per Salini che rilancia lungo per Cerri. Cerri fermato da Baga che difende, cerca in avanti Colombo, palla che finisce in rimessa laterale. So, vediamo cosa succederà in questo momento. La Talamonese si appresta alla rimessa. Duca cerca Filippo Mazzoni in avanti che si gira bene. Filippo, attenzione, atterrato in aria Filippo Mazzoni. A nostro giudizio poteva anche starci rigore sul contrasto, bisognerebbe rivedere l'azione. Intanto vediamo Morandi che prova a spingersi in avanti. Colombo lotta con Duca. Colombo anticipa Salini che però comunque non gli ha permesso di segnare il gol del 5-3, coprendo bene. Adesso Duca in avanti per Filippo Mazzoni, difende benissimo il pallone. Duca per Cerri, Cerri che si fa intercettare il tiro da Baga. Attenzione, Duca ha provato il tiro al volo sbattuto su Colombo e la palla è in rimessa laterale. So Cerri, Cerri intercettato il suo pallone per Filippo Mazzoni, Attardo ha spedito in rimessa laterale. Vediamo adesso Duca, ha tentato il tiro, palla che è andata largamente fuori. Intanto esce Ivan Colombo ed entra Eros Brescia, cercato sul lungolinea da Morandi, pallone è uscito direttamente. So Cerri, Cerri che salta bene Baga, Cerri contro Morandi, salta anche lui. So, attenzione a Tarabini, Tarabini che trova Cerri, che corridoio aveva trovato il numero 11 della Talamonese. So pallone in avanti di Santoro, intercettato. So attenzione, in serie di rimpalli che ha permesso a Brescia di spingersi in avanti e di intercettare il rilancio di Tarabini, rimessa laterale. Adesso riparte la Talamonese, Tarabini per Filippo Mazzoni, gira benissimo per Cerri, fermato da Morandi. Adesso Tarabini alla rimessa,
Cerri cerca, trova Filippo Mazzoni in mezzo, si gira benissimo, Attardo, Attardo forse con una mano, anzi sicuramente con una mano, l'arbitro però non ha visto. So, Morandi rilancia in aria per un uomo sportivo, adesso in affanno. So, ci pare sia stato assegnato, sì è stata, era una rimessa laterale che deve essere ribattuta da una da posizione diversa, dichiarato l'arbitro. Quindi riparte l'amo sportiva. Duca ha davanti Brescia, lancia lungo per Filippo Mazzoni, intercettato da Baga, ma adesso Cerri trova Filippo Mazzoni, pallone troppo lungo, arriva prima Santoro, adesso attenzione il pallone lunghissimo di Santoro, intercetta col petto Duca in modo quasi ducale. Adesso, scusate il gioco di parole, ma intanto il pallone è stato sbagliato, sbagliato proprio da Duca, rimessa a terra adesso Attardo per Baga, Baga in avanti per Brescia, prova a girarsi, intercettato, cioè fermato, scusate, da Tarabini, pallone in rimessa laterale sul lato opposto per l'amo sportiva. Adesso Morandi, Morandi trova Baga che lancia lungo, Brescia difende bene il pallone, prova a girarsi, Morandi recupera il pallone, adesso Brescia, Brescia per Baga, Baga per Morandi, trova lungo ancora Baga che per poco non riesce a rubare il pallone a Tarabini che incespica sul pallone, sarà rimessa laterale a favore dell'amo sportiva, se ne incarica Morandi, Morandi in avanti per Brescia, intercettato da Tarabini, Morandi ancora in intercettare il pallone di Tarabini, rimessa laterale su Tarabini, lancia lunghissimo, Attardo anticipa, Morandi favorisce la, la discesa di Attardo che in uno contro uno contro Duca è costretto ad arretrare, gira per Morandi, Morandi fermato da Tarabini in rimessa laterale su Morandi per Brescia, Morandi trova Baga in avanti su Brescia, che tiro di Brescia che ha trovato un ottimo Salini reattivissimo, intanto l'Amor, cioè scusate la Talamonese reclama un fallo in quanto Duca rimane a terra con un braccio dolorante. Speriamo non sia successo niente, su un contrasto probabilmente il numero 2 si è trovato a terra. Adesso attenzione alla rimessa laterale, Brescia trova subito dietro Attardo, gira per Baga che prova un improbabile giro palla. Adesso, abbiamo adesso 2 minuti di recupero assegnati dall'arbitro, vediamo, rilancio lungo per Mazzoni, Filippo Mazzoni che aveva trovato un tocco d'esterno delizioso ma Santoro non era impreparato, adesso Brescia difende il pallone per Morandi, fasi finali di questa partita, comunque un partita eccitante, intanto vediamo l'Amor che protesta per un fallo, so, Filippo Mazzoni guadagna rimessa laterale, trova Luciano Mazzoni libero, Santoro, parata incredibile di Santoro e poi Filippo Mazzoni non è riuscito a ribadire di testa il gol del 4-4. So, Santoro trova in avanti, non trova in avanti Morandi, pallone troppo lungo che torna a Salini, lancio lungo per Filippo Mazzoni, si gira bene, scusate, difende bene il pallone, appoggia per Tarabini, fermato da Alfonso Attardo. So, rimessa laterale, Duca va al tiro e largamente fuori, corrono i minuti di recupero assegnati dall'arbitro, l'amo sportiva si avvicina alla prima vittoria in questo campionato. So, Santoro rilancia lunghissimo per Brescia, il gol non viene convalidato perché non ha toccato nessun altro eccetto Santoro con le mani, tanto l'arbitro ferma il gioco, non abbiamo capito per quale motivo. Ci pare che, ah sì, doveva essere effettuata una rimessa dal fondo. Effettuata una rimessa dal fondo in modo, anzi scusate, un calcio di punizione. So, Duca lancia lungo, Baga intercetta perfettamente, lancia lunghissimo. Lancia lunghissimo in queste fasi finali in cui l'amo sportiva soffre comunque la il deciso attacchi della squadra valtellinese della Talamonese. So, attenzione, Duca fermato da Baga, Morandi trova Brescia, Brescia c'è Attardo solo dall'altra parte, Attardo ferma il pallone, torna indietro da Morandi che difende bene ed è finita, l'amo sportiva trova la prima soffertissima vittoria in questo campionato. E con questo adesso assistiamo al terzo tempo, le due squadre si troveranno a centrocampo per il consueto saluto finale, un'amo sportiva che ha giocato comunque da squadra, ha retto nei momenti difficili, non si è disunita ed ha trovato una meritata vittoria anche a livello di gioco.
contro una squadra, la Talamonese, che non si è dimostrata ostica, giocando comunque un buon calcio a 5. E con questo, amici di Piero da Saronno, ci salutiamo e ci vediamo al prossimo appuntamento qui alla scuola, alla palestra comunale Aldo Moro, per le prossime partite della nostra Amo Sportiva.